Una giornata che abbiamo condiviso con il prefetto di Bari, che è venuto appositamente dal Viminale per parlare di queste due grandi decisioni, cioè la firma di un protocollo che è in via di elaborazione proprio sull'immigrazione e poi anche la ormai decisa istituzione di un CPR proprio per garantire una giusta collocazione di coloro i quali dovranno essere rimpatriati perché non in regola con le leggi del nostro paese. Io ritengo che l'emigrazione debba essere trattata con un realismo che garantisca tutti, chi ospita e chi viene ospitato. Ospitare, per come si sta facendo adesso, e cioè abbandonando regolari e irregolari ad un destino drammatico in baracche di cartone, senza nessuna dignità, né di una casa, né di un lavoro sicuro, né di un inserimento nella società, non è aiutare. È buonismo, ma non è bontà. E il buonismo non è una cosa buona, è l'esatto contrario della bontà, e cioè un atteggiamento di finta bontà. Noi dobbiamo arrivare al punto di essere rispettosi gli uni e gli altri delle regole e delle norme. E quindi è proprio per questo che in questo momento ci siamo incontrati con i sindaci interessati al fenomeno e quindi con il sindaco di Gioia Tauro, di San Ferdinando, col commissario prefettizio di Rosarno, con il sindaco di Taurianova e con il prefetto Mariani e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, che assieme al prefetto di Bari, che arriva dal Viminale, e al presidente della Regione Calabria, all'assessore Gallo, che si occupa appunto del welfare, quindi delle politiche sociali, sono finalmente addivenuti ad una via di soluzione, e cioè un recupero di umanità nell'accoglienza e nella sistemazione vera e propria di chi è regolare, di chi ha le carte in regola, e invece una presa di posizione ferma e decisa verso chi dovrà andarsene. Una giornata in cui i vari livelli di governo, il Ministero, il Presidente della Regione, la Regione Calabria, che io amo anche per articoli trascorsi, moltissimo, il Comune di Taurianova, tutti i comuni dell'area della Piana di Gioia Tauro, il prefetto di Reggio Calabria, un po' tutti abbiamo fatto il punto della situazione sui flussi migratori e su tutte le misure che possono essere a breve promosse per far sì che l'accoglienza avvenga sempre in dignità. C'è un protocollo che stiamo esaminando insieme alla Regione Calabria e credo che questo protocollo, che verosimilmente potremmo sottoscriverlo a breve, darà anche la possibilità di individuare le misure più appropriate per superare determinate preoccupazioni che noi abbiamo tutti, perché la risposta ai flussi migratori e all'accoglienza non è mai una risposta univoca, ma esige la collaborazione di tutti, enti locali, Ministero, Regione. Credo molto nell'azione degli amministratori locali, del terzo settore che qui stanno dando delle risposte meravigliose, certamente c'è tanto da fare. Ecco, oggi a Taurianova abbiamo, come dire, messo a punto un po' tutte queste risposte e spero che quanto prima davvero ci siano di concrete per questo territorio che merita soltanto la massima cura, la massima attenzione perché è un territorio straordinario.